delle rose? Sì. Sei migliore di tutti. Ti amo. Ti amo. Io. Ti vorrei sposare, ci vediamo alle 5 al parco. Ma che diamine c'è sopra la nostra macchina? Hilary, io mi nascondo qui dietro. No, non mi dire che è lui. No, non mi dire che è lui. Ciao a tutti funghettine e funghettine, ragazzi, benvenuti in questo video che oggi è veramente epico. Ragazzi, sto andando in un posto veramente particolare con degli amici particolari che vedete tra poco, perché sarà... Cosa non so di fare se non so di andare con Cap, Cats, Ninna, Matti, funghetti? Dovete iscrivervi al canale e questo video farà fa... Papà? Chi è il campanello? Ilaria, aspetti qualcuno? No! Ah, guarda, ci saranno le mie nuove scarpe. Ah, hai ordinato... Ah, è vero, sì, sicuramente saranno le due scarpe nuove che hai ordinato, mi ero dimenticato. Le vado a prendere subito, ok? No, le vado a prendere io. Dai, Ilari, quanto ci vuole a prendere un paio di scarpe di Amazon? Papà, Cristian ha fatto un regalo, forse è per te. Ma scusa, non erano le scarpe? Guarda un po', papà. Ta-da! Delle rose? Sì. Ma scusami, ma per chi sono? Sono forse per te. Ah, queste saranno sicuramente di qualche ammiratrice per me. Grazie ragazzi, ah, che mi avete regalato. C'è anche un biglietto. Fammelo leggere. Fammi sapere il nome di questa mia ammiratrice. Lo leggo io. Allora, ti regalo queste rose perché ti seguo sempre. Grazie mille. I tuoi video mi fanno impazzire. Sei migliore di tutti. Ti amo. Cosa? Ti amo, Ilari. Ilari? Papà, dammi la mano, fammi vedere. Per Ilari? Ilari? Scusami, No, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Dammi un po' questi fiori, che adesso li butto subito. Non me ne frega nulla, perché sono... Scusami, Chi è che si permette a mandarti dei fiori a casa a una bambina di 5 anni che dice ti amo, ma stiamo giocando? Papà, dai, papà. Che sei geloso? Ilari, non è sono geloso, però papà, a parte che... Leggi dietro. Ilari, amore, un cuore. Ma stiamo scherzando? Ilari, amore, da parte di puntini, Da parte di puntini, puntini, puntini. Ilari, te lo dico, chiudiamo subito il canale. Io non voglio... Allora, innanzitutto, ragazzi, oggi il video finisce qui. Non continuiamo. O perlomeno prendo un attimo una pausa per qualche minuto, perché sono un po' arrabbiato, sinceramente. Cioè, sono un po'... No, arrabbiato, però sono un po' geloso. Ma chi è che manda delle rose a una bambina di 5 anni e dice ti amo? Ma stiamo scherzando? Cioè, adesso, ragazzi, scusate, stop un attimo. E probabilmente ci vediamo dopo. Un attimino, scusatemi. Papà, perché Ilari, ho spento la telecamera perché non è il caso di continuare a fare il video. Adesso devo capire chi ti ha mandato queste rose. Innanzitutto, che ne so, chiamiamo, non so, Cappe e Cappe, fammi vedere se non sei loro, magari è uno scherzo. Voglio sperare che è uno scherzo. Scusami, Non facciamo, non basta il video per oggi. Pronto? No, scusami, un'informazione. Ma per caso avete fatto voi uno scherzo a Ilari? Avete mandato delle rose? No, veramente, no. No, perché io sono arrabbiatissimo. No, voglio capire chi è stato. Se è uno scherzo, è una cosa, ma stiamo scherzando, cioè. Vabbè, dai, papà, che ti frega? Continuiamo il video. Vabbè, di là te lo dico, continuiamo il video, però io ti giuro, guarda, voglio proprio capire che cosa è stato e chi è stato, perché non è possibile. Dopo approfondiamo questa cosa, ok? Intanto questi fiori prendo e. Ripunto, voglio più saperne nulla. Allora ragazzi, scusateci, ma siamo tornati, abbiamo avuto un attimino un piccolo problema. Papà, e come dicevo, ragazzi, Ilari. Il campanello! No, non è il campanello questa volta. Come dicevo, ragazzi. Papà, il campanello! Vabbè, io. Vai, questa volta non so chi è, sarà il vicino probabilmente. Allora ragazzi, come dicevo, stiamo andando oggi a fare un video veramente particolare, speciale, stupendo, bellissimo. Papà? Ilari, che cosa? Aspetta, fammi vedere a me. No, non ci credo. Ilari, che cavolo? Fammi vedere. C'è un foglio, qualcosa? Sì. Ma il cuore è anche carino, ma fammi vedere. Un altro biglietto. Ecco io, perché tu non sai leggere dall'altro. Chi è papà? Non lo so, fammi leggere. Questo cuore te lo regalo, un simbolo di amore. Sei la più bella del mondo. Ti vorrei sposare, ci vediamo alle 5 al parco. Ilari, ma
Mi stai nascondendo qualcosa per caso? Sai qualche cosa in più? Perché se me lo dici non mi arrabbio. Dimmi se sai qualcosa. Se sai chi è questo, se è uno scherzo, chi è questo tizio che ti sta mandando tutte queste cose a casa. Posso saperlo? Ilari. 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 Ila. Posso sapere dove sei? Ma Ila, guarda, non mi arrabbio. Se mi dici se sai qualcosa. Ilari. Ilari. Che stai facendo? Perché ti sei nascosta? Non so chi è stato. Chi è stato? Scusami, Ma che cosa c'entra Anine e Matti il loro libro, il disegno? È stato Matti. Ma no, ma falla finita. Ma io mi penso chi può essere stato. E allora... Dove vive? E allora Ilari, dimmi... Secondo te dove vive? Ma non lo so, ma dimmi tu chi può essere stato. Se hai un'idea, io... Allora, facciamo una cosa. Io dopo vado lì al parco e al parco alle 5 farai i conti con me questo qui, ok? Ci vediamo alle 5 al parco. Ragazzi, se volete venite insieme a me. Io alle 5 andrò lì al parco e scoprirò chi è questo qua che manda i biglietti a Hillary, che gli scrive, dice ti amo. Sinceramente credo che proprio che oggi andrà a finire male. Allora ragazzi, sono quasi le 17 e stiamo andando insieme ad Hillary a prendere la macchina, perché voglio proprio andare a questo parco alle 17 e vedere chi è questo personaggio misterioso. Hillary, ma che diamine c'è sopra la nostra macchina? Cioè, ma che cosa c'è scritto? Conosco la tua macchina, ti amo, ci vediamo dopo, ti aspetto. Ilari, che cosa c'è qui sopra? Dei dolcetti e dei cuoricini sopra la nostra macchina. No, qui veramente sta la situazione. Vabbè, stai calma. Cioè, ragazzi, qui la situazione sta veramente degenerando. Cioè, tutto... A me non mi piace la marmellatina alla fragola. Ah, quindi ha pure sbagliato il tuo spasimante a mandarti le marmellatine. Non gli piacciono, Ilari. E questi cuoricini? No, Ila, no, non mangiare i cuoricini, non si mangiano. Cioè, ragazzi, questo addirittura sapeva anche qual era la nostra macchina. Vabbè, che sarà mai? E come che sarà mai, Ila? Questo ci segue, vuol dire che ci spia, ci osserva, ti cerca, ti fa... Cioè, ma stiamo scherzando. A questo punto, veramente, sono sempre più curioso di sapere chi è questo spasimante. Ilari, ascoltami bene. Io mi nasconderò dietro queste piante, ok? Tu andrai all'appuntamento e al momento giusto io uscirò fuori, ok? Ilari, io mi nascondo qui dietro. Ma questo che cos'è? Ma che strano, c'è la lettera, un cofanare. Vediamo. Per te c'è un grande amore. Ti ho regalato un regalo da parte di Puntini Puntini. Tra pochi secondi sarò lì da te. Strano. Ilari, ma che c'è lì dentro? Un anello di fidanzamento? Sembra finto. Vabbè, lo provo. A mia sinistra. No, non mi sta proprio. Porto taglia 22 io. Non vedo l'ora di capire chi è. Ma chi è? Voglio sapere chi è! Ilari, mancano 30 secondi e lui, il personaggio misterioso, dovrebbe stare qui. Ok? Vai lì al tuo posto. Ma sono le 5. Dovrebbe arrivare ora. Sono le 5, dovrebbe arrivare da un momento all'altro.